145 giovani, 4 istruttori, un capocampo e poi 25 caporali, 2 sanitari, un'ambulanza con 2 addetti al soccorso assieme a 9 responsabili cucina, perché i ragazzi appetito ne hanno e come, e un addetto stampa. Numeri da record per la seconda edizione del campo scuola, la prima fu quella del 2022 a Civo, organizzato dalla sezione valtellinese dell'Associazione Nazionale Alpini nella struttura Rasin a Val di Dentro. È una grandissima emozione per questa seconda edizione del nostro campo scuola della sezione ANA valtellinese, e quest'anno abbiamo scelto parecchi ragazzi anche più piccoli di età rispetto all'anno scorso, che hanno un entusiasmo ovviamente coinvolgente. Siamo tutti emozionati perché abbiamo raddoppiato il numerico di ragazzi rispetto all'anno scorso. I preparativi fervono da mesi, grande lavoro per la nostra protezione civile, i nostri cucinieri. L'anno scorso è stata la prima, però abbiamo, come dire, siamo andati oltre le nostre aspettative, pensiamo di fare così anche quest'anno. Abbiamo un bel gruppo di ragazzi giovani che ci danno una mano, abbiamo un bel gruppo anche di ragazzi, come dire, che come me stanno vivendo una seconda gioventù, e ne parleremo domenica. E neanche a dirlo, proprio come lo scorso anno, entusiasmo alle stelle per le aspiranti penne nere. Tutti ragazze e ragazzi di quarta, quinta, elementare, prima e seconda media, accomunati da una sola passione: la condivisione dei valori portati avanti negli anni dai nostri alpini. Apertura del campo nella giornata di ieri. Per i giovani una fitta agenda di attività che culmineranno con la sfilata di domenica alla presenza delle autorità, accompagnati dalla fanfara degli alpini lungo le vie del paese. Per fare un campo scuola come lo stiamo facendo di 145 ragazzi vuol dire che attorno girano più di 200 persone qua al servizio e accompagnare anche tanti di questi ragazzi. E grazie proprio alla collaborazione dei gruppi della Val di Dentro e anche dei gruppi dell'Alta Valle, che poi seguono quello che sono le guardie notturne, l'assistenza di guardia al campo, stiamo riuscendo a portare un campo scuola che, diciamo così, all'inizio dell'anno era immaginabile. Sembra doveroso voler ringraziare tutti quelli che poi si sono date da fare moltissimo, soprattutto anche la nostra protezione civile, che è riuscita a mettere più di 23 tende, tutti i moduli per le docce, 30 docce, i bagni, tutto funzionante. Con la collaborazione dobbiamo dire anche di questo, quando dico squadra, unione, anche la 2A, veramente è stata un'unione di forze, continuo a dirlo, me lo ripeto, che mi entusiasma.